Segnali positivi per l'economia piemontese dall'indagine congiunturale di Unioncamere. Nel secondo trimestre 2015 la produzione industriale regionale ha registrato una crescita del 2,2% rispetto all'analogo periodo 2014. Clima di attesa a Torino per il mondo del lavoro, a dirle la FIOM CGIL che attraverso il suo segretario parla di un autunno con molti impegni e nodi da sciogliere. I radicali e l'Italia dei Valori aprono la lotta al caporalato. I radicali chiedono alla Commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte la convocazione del giornalista recentemente minacciato. La sua testimonianza sarà utile per avviare le indagini contro il caporalato. L'Italia dei Valori paragona il fenomeno alla mafia. La difesa di Pasqualino Folletto, l'assassino della tabaccaia di Asti, ha chiesto la perizia psichiatrica. Il documento è stato depositato in procura ad Asti. L'uomo, oltre al vizio del gioco, ha una situazione familiare ed economica delicata. Il Piemonte è all'undicesimo posto per il riciclo dei pneumatici. Negli ultimi 4 anni sono stati più di 44.000 le tonnellate raccolte. Il dato è fornito da Ecopneus, la società che si occupa del riciclaggio. Il tutto a vantaggio dell'economia e dell'ambiente. Sembra che continuino i segnali positivi per l'economia piemontese. Unioncamere Piemonte ha presentato i dati della 175esima indagine congiunturale sull'industria manifatturiera, realizzata in collaborazione con gli uffici studi delle Camere di Commercio provinciali. La rilevazione è stata condotta con riferimento ai dati del periodo aprile-giugno e ha coinvolto 1.201 imprese industriali piemontesi, per un numero complessivo di 96.376 addetti e un valore pari a circa 50 miliardi di euro di fatturato. Nel secondo trimestre 2015, la produzione industriale regionale registra una crescita del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2014. Si tratta di un risultato particolarmente importante che, dopo la sostanziale stabilità manifestata nei primi tre mesi dell'anno, conferma il trend di crescita che aveva caratterizzato il comparto nel 2014. I dati presentati, ha detto il presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello, non possono che confortarci sul fatto che il mercato italiano si stia riprendendo parallelamente a quello estero. Da diversi trimestri non vedevamo risultati positivi in tutte le province piemontesi e in più settori. Possiamo affermare che siamo di fronte alla ripresa dell'intero settore manifatturiero, un risultato decisamente incoraggiante, frutto del lavoro incessante e della caparbietà sorprendente delle nostre imprese, che con coraggio hanno continuato ad adottare politiche di investimento e di valorizzazione dei propri prodotti e processi. Conferme positive sullo stato di salute del comparto manifatturiero arrivano da tutti gli altri indicatori. Gli ordinativi crescono sia sul mercato interno sia su quello estero. Il periodo aprile-luglio evidenzia anche risultati positivi per il fatturato. Quello totale segna un più 3,1%, mentre la componente estera si sviluppa del 4,4%. L'aumento coinvolge la maggior parte dei settori produttivi, ad eccezione di quello dei mezzi di trasporto, che segna una flessione del 2%. L'incremento più sostenuto appartiene all'industria della chimica, gomma, plastica, che registra una crescita tendenziale della produzione industriale del 5,1%. Seguono poi le industrie meccaniche e quelle elettriche ed elettroniche. Manifestano una crescita superiore al dato medio regionale anche il comparto dei metalli e l'industria tessile e dell'abbigliamento. Positivi, ma con crescite meno intense, i risultati conseguiti dall'industria del legno e del mobile e da quella alimentare. A Mirafiori si è ripreso a lavorare. All'inizio un piccolo gruppo di operai sono tornati in fabbrica dopo una lunga cassa integrazione e questo gruppo dovrebbe crescere stando alle previsioni. Anche il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, qualche giorno fa ha voluto partecipare a questo momento di ripresa con un tweet. E quali sono le opinioni e le aspettative della FIOM CGIL per l'autunno che sta per arrivare? Sentiamo Federico Bellono, il segretario provinciale FIOM CGIL di Torino. Si è ripreso a lavorare per quel poco che si lavora, così come si faceva a luglio. Si produce l'alfamito e ci sono un po' di lavoratori che stanno allestendo le linee su cui si produrrà il SUV, sperando che si entri in produzione effettivamente entro i primi mesi del 2016. Il problema purtroppo è che ad oggi
chi è impegnato al lavoro sono coloro che già hanno lavorato poco o tanto fino ad oggi, mentre resta un numero significativo di persone, di almeno 1500, che sostanzialmente incassa in modo continuativo ormai da qualche anno. Qual è il clima che si respira, appunto? Beh, al momento di attesa perché siamo ai primi di settembre, le aziende stanno riaprendo in questi giorni, però devo dire che molti degli elementi di incertezza che erano presenti fino a luglio sono presenti anche adesso. Naturalmente c'è anche attesa per capire i tempi in cui si concretizzerà effettivamente l'investimento sul nuovo modello di Mirafiori, che avrà una ricaduta sull'indotto, consapevoli che non sarà sufficiente però perché tutti rientrino a lavorare anche a Mirafiori, e quindi ci sarà bisogno di capire quando e come qualche altro investimento verrà localizzato sulla realtà torinese. E c'è poi il problema dei problemi aperti della crisi a Torino. Noi avevamo avviato un confronto con la regione, soprattutto per quanto riguarda quei lavoratori spesso ultracinquantenni espulsi dalle imprese, penso al caso di Tommaso. Abbiamo trovato molta disponibilità, ma ad oggi stiamo aspettando fatti concreti. C'è poi l'appuntamento elettorale, che in qualche modo riguarderà anche i temi di cui noi ci occupiamo costantemente. Abbiamo poi tutti gli appuntamenti legati alla coalizione sociale, appuntamenti torinesi, appuntamenti nazionali, quindi partiamo immediatamente con una certa intensità. E poi sullo sfondo c'è una situazione generale dove, anche a fronte delle misure che il governo ha preso, penso al Job Act e a quelle che parrebbe non prenderà, penso alle pensioni, noi rischiamo socialmente di trovarci di nuovo di fronte a problemi molto esplosivi in questa città. Il caso di Riccardo Coletti, il giornalista della Stampa minacciato in seguito alle documentazioni svolte sul fenomeno del caporalato, è approdato alla Commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte. I coordinatori dei radicali hanno chiesto al Consiglio la convocazione del giornalista sottoposto a minacce dopo l'articolo legato alle condizioni di vita ed alle retribuzioni dei lavoratori utilizzati per la vendemmia in Piemonte. I radicali si sono rivolti, con una lettera aperta, alla Commissione Speciale di Indagine per la Promozione della Cultura, della Legalità e il Contrasto dei Fenomeni Mafiosi del Consiglio Regionale del Piemonte. Facendo riferimento ai servizi apparsi sul quotidiano piemontese che hanno portato le minacce ai danni di Coletti, i radicali denunciano le gravissime violazioni delle normative sul lavoro e anche del principio costituzionale del giusto compenso. Noi crediamo, concludono, che la Commissione, per tenere fede al suo mandato, debba convocare in audizione il giornalista coinvolto per ascoltare la sua testimonianza sui fatti sopra riportati e poi avviare, in tempi brevissimi, un'indagine approfondita sull'utilizzo del lavoro nero nelle campagne piemontesi. Sulla vicenda è intervenuta anche Italia dei Valori, secondo cui il caporalato è un fenomeno paragonabile alla mafia e che pertanto va combattuto con gli stessi strumenti. Su questo tema occorre che non cali mai l'attenzione e che si potenzino in maniera strutturale i controlli. Gli interventi spot non possono bastare. Gli esponenti del partito auspicano che l'istituzione della rete lavoro agricolo di qualità, attiva da settembre, che ha lo scopo di combattere il caporalato attraverso la certificazione etica delle aziende che rispettano le regole, possa contribuire a ridimensionare la portata del fenomeno. Ma di certo, concludono, a questa misura occorre necessariamente aggiungere un potenziamento strutturale definitivo degli uffici preposti ai controlli. La lotta al caporalato e il ripristino della legalità è una battaglia di civiltà che occorre promuovere senza soste e con tutti gli strumenti a disposizione. È stata depositata in procura ad Asti la richiesta di perizia psichiatrica per Pasqualino Folletto. A presentarla è stata il legale dell'uomo, reo confesso dell'omicidio della tabaccaia astigiana Maria Luisa Fassi, uccisa brutalmente il 4 luglio scorso nel suo negozio. Come accertato dai carabinieri, Folletto era entrato nella tabaccheria di Via Volta per una rapina e quando la donna aveva iniziato ad urlare, l'aveva colpita con 45 coltellate. Subito soccorsa la donna e poi morta in ospedale dopo poche ore.
L'arresto di Folletto era arrivato dopo 20 giorni di indagini. La sua auto era stata notata dagli inquirenti nelle vicinanze del negozio. Il particolare che aveva insospettito gli investigatori era la posizione della vettura, parcheggiata in contromano con il sedile del guidatore dal lato del marciapiede. Inizialmente l'uomo ha negato la sua presenza nella zona, ciò ha insospettito maggiormente gli inquirenti che hanno intensificato le indagini. In seguito all'arresto, le indagini svolte hanno permesso di scoprire che la posizione dell'auto era stata premeditata dall'uomo per facilitarsi la fuga. Dopo 4 ore di interrogatorio, il 46enne, disperato, aveva poi confessato: «Non so perché l'ho fatto, ho perso la testa», erano state queste le sue parole. Ha inoltre sostenuto di aver agito per far fronte alle esigenze economiche della famiglia. Trova intanto conferme l'indiscrezione secondo cui, oltre al denaro, circa 800 euro, Folletto abbia portato via anche migliaia di euro in gratta e vinci nel tentativo, secondo quanto appreso da fonti giudiziarie, di riscuoterne i premi. Il 3 e 4 ottobre a Pinerolo si svolgerà la 17ª edizione della Maschera di Ferro. Siamo con Isabella Grandis, presidente dell'omonima associazione culturale. Qual è innanzitutto il senso della manifestazione? La divulgazione e la conoscenza dell'immenso patrimonio culturale e storico che ha la nostra città di Pinerolo. In tutti questi anni siamo riusciti ad avere dei buonissimi risultati, tant'è che ogni anno abbiamo visitatori che vengono dall'estero. Un grande successo di pubblico, ma perché continua a funzionare? Perché questo alone di mistero, questa cosa così intrigante, no? Di cercare di capire chi fosse questo personaggio in realtà che ha patito le pene dell'inferno per i capricci del Re Sole. Cioè, questo personaggio deve aver fatto una cosa talmente offensiva nei confronti del Re Sole che lui ha ritenuto di allontanarlo il più possibile dal Regno di Francia. E Pinerolo allora, perché Pinerolo è stata per 120 anni sotto il dominio francese, allora Pinerolo era la fortezza più distante e più sicura, più inespugnabile del Regno di Francia. Questo evento si ripete ormai da diversi anni, è difficile portarlo avanti? Le difficoltà sono enormi, quello che ci sprona è la grande passione che abbiamo e la grande volontà anche che abbiamo di dare il nostro appoggio per sviluppare Pinerolo e il territorio pinerolese. Siamo con Luigi Oddoero, il regista dell'evento. Quest'anno la manifestazione ha un titolo piuttosto significativo, come mai avete fatto questa scelta? Ma siamo partiti dal fatto che quest'anno c'è il 300° anniversario della morte del Re Sole. Allora, dato che in tutta la Francia e anche dove c'è stata la Maschera di Ferro imprigionata per degli anni, stanno facendo delle rievocazioni, quindi anche noi Pinerolo quest'anno abbiamo pensato di fare il Re Sole. Cosa vi aspettate da questa edizione? Ci aspettiamo e ci auguriamo che ci sia, come nelle edizioni passate, molta partecipazione di pubblico, perché in fondo noi lavoriamo tutto l'anno per questa manifestazione e lavoriamo sempre per avere il consenso del pubblico. Cosa c'è di diverso dallo scorso anno? Beh, innanzitutto sono molti i gruppi che quest'anno si presentano per la prima volta a questa rievocazione e poi l'anno scorso avevamo come personaggio principale il cardinale Mazzarino e quest'anno invece abbiamo il Re Sole. Anna d'Austria e il Re Sole. Segnali positivi per l'economia piemontese dall'indagine congiunturale di Unioncamere. Nel secondo trimestre 2015 la produzione industriale regionale ha registrato una crescita del 2,2% rispetto all'analogo periodo 2014. Clima di attesa a Torino per il mondo del lavoro, a dirle la FIAM CGIL che attraverso il suo segretario parla di un autunno con molti impegni e nodi da sciogliere. I radicali e l'Italia dei Valori aprono la lotta al caporalato. I radicali chiedono alla Commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte la convocazione del giornalista recentemente minacciato. La sua testimonianza sarà utile per avviare le indagini contro il caporalato. L'Italia dei Valori paragona il fenomeno alla mafia.
La difesa di Pasqualino Folletto, l'assassino della tabaccaia di Asti, ha chiesto la perizia psichiatrica. Il documento è stato depositato in procura ad Asti. L'uomo, oltre al vizio del gioco, ha una situazione familiare ed economica delicata. L'associazione culturale La Maschera di Ferro torna in scena il 3 e 4 ottobre a Pinerolo. La rievocazione storica quest'anno è dedicata alla figura di Luigi XIV, il Re Sole. Salito al trono giovanissimo, regnò più di 70 anni.